Piccoli, c'è? Condizioni? Come sta? È convocato. Poi vediamo. Facciamo un po' di pretattica, funziona una volta, funzionava. No, è convocato, vediamo un po', abbiamo ancora qualcosina da poter fare domani mattina, forziamo un attimino ancora domani mattina e poi vediamo. Però, no, insomma, le sensazioni, da sì non ho parlato con lui finito l'allenamento ancora, sinceramente, perché sono venuto qua subito dopo aver finito. Però è disponibile, penso che sia disponibile almeno. Sensazioni sue invece alla vigilia di un altro piccolo evento personale, no? L'ingresso a San Siro. Ma no, ma le sensazioni finché non sbuco da quella porticina lì, o finché non entriamo col pullman nel tunnel, non, penso che andrà come è andata la prima volta qua contro l'Inter o a Roma. Poi dopo, meno male che c'è il dottore che è sempre mio amico, non mi tradisce mai il dottore, quindi male che vada mi tiene su lui. Fermare il Milan, anche se un Milan non al 100%, come si fa? Li leghiamo come abbiamo fatto con la Lazio? No, il Milan sappiamo che non mi sentirete mai dire in partita. No, il Milan è la squadra campione d'Italia, è composta da grandissimi giocatori, ha delle grandissime qualità come squadra, quindi nessuno può pensare di il Milan è in difficoltà, il Milan è una grandissima squadra, noi andiamo là e cercheremo di metterli in difficoltà. Esiste la possibilità, come hai fatto anche quando si è fatto male l'ultima partita, di vedere se Miccoli non ce la fa una punta, un trequartista? È un calcio che tu concepisci e prevedi? Io più che dire così, direi una prima punta e una seconda punta, perché poi dopo sta nel cosa si chiede a determinati giocatori, però è una soluzione che abbiamo provato, è una soluzione possibile anche questa, perché comunque abbiamo giocatori che possono fare bene quel ruolo, insomma. Tu arrivi adesso al grande calcio, che sensazione ti fa sentire campioni come Ibrahimovic, Cassano dire sono stanco, non ho più voglia, vorrei smettere? No, cioè sono situazioni che uno non conosce e quindi non mi permetto di dare opinioni su questo. Io dico che io mi sto divertendo e vado avanti, spero che duri, poi se un giorno dovessi pensare non mi sto divertendo più, vengo e ve lo dico, sicuro. Però per il momento io mi sto divertendo, quindi spero di poter andare avanti così. Allegri ha parlato di Malox per Cassano e Ibra. Cosa deve fare il Palermo per non essere il Malox di Cassano e Ibra? Ma spero che non dover prendere io un Aulin che mi fa venire il mal di testa. L'importante è quello, che non mi venga il mal di testa a me. Ma no, ma noi dobbiamo andare là a fare la nostra partita. Secondo me bisogna anche avere la forza di capire che in certe partite, o in generale in tutte le partite, ma in queste magari ancora di più, bisogna anche divertirsi un attimo. Bisogna pensare anche che è bello poter andare a giocarsele queste partite, invece che sentirsi magari addosso il peso, no? Secondo me la cosa bella è pensare invece a interpretare sempre, cavolo, ho la possibilità di andarmi a giocare una partita del genere in quello stadio. Senti, alla vigilia... Tifoso del Paris Saint-Germain? Alla vigilia avresti mai immaginato di avere il doppio dei punti del Milan? Io non mi ricordo neanche quanti ne ho. Ah, ecco, no, bravo. No, non sono conti, ti ripeto, come quando dicono che non mi interessa fare i conti a guardare la classifica, queste cose qua, non è che secondo me ci creiamo dei problemi se cominciamo a fare questi ragionamenti, perché allora cominci a pensare questi sono incavolati, devono reagire perché sono partiti male. Invece io dico 11 da una parte, 11 dall'altra, un pallone in mezzo, andiamo là e giochiamo la partita, poi dopo vediamo. L'importante è avere l'atteggiamento giusto, l'approccio giusto e giocarsela.
Poi dopo la differenza a volte tra un risultato positivo o meno la fanno quasi sempre dei dettagli e dei particolari. Noi dobbiamo soltanto avere la voglia di andare a giocarcela. Come ha trovato i nazionali che sono rientrati dalle varie trasferte? Carichi. Bene, bene. Magari se sono stanchi l'hanno nascosto bene. Quindi a me, cioè, li ho visti bene, sono allenati. Chiaro, ieri hanno fatto un lavoro a parte perché erano appena rientrati dal viaggio, oggi hanno fatto tutto con la squadra e io li ho visti bene. Sono anche bravi, qualcuno mi ha portato anche la maglia della loro nazionale, vuol dire che mi vogliono bene. Ma quando il presidente... Non te lo dico. Ma quando il presidente Zamparini dice l'allenatore non conta, lei che pensa? Questa stavo per aspettarla, questa. Ho sbagliato mestiere, cosa pensa? Ero qua che l'aspettavo questa domanda. E secondo voi io vi dico, secondo voi io sono qua a dirvi che il presidente sbaglia? Sono mica... Ma non lo so. Io ai ragazzi dico, io cerco di fare meno danni possibili. Quindi quando si hanno questi giocatori qua, ma tanto sono bravi, quindi male che vada sbaglio a fare la formazione, dico. Quindi sì, ma no, non è questione di dar ragione, è questione che dico è così, secondo me, nel senso poi ogni allenatore fa quello che deve fare. Il presidente è giusto che dica se pensa questo, va bene. Così si incavola quando andiamo a Torino e troviamo già bene che incavolato prima del tempo. Visto che siamo in diretta su Sky Sport, io torno un attimo sull'argomento iniziale, discorso Miccoli, se possiamo un attimino dirlo come sta. Cosa ho detto prima? Non mi ricordo. No, si è allenato, ha fatto tutto con la squadra in questi ultimi giorni, quindi è convocato, è disponibile, vediamo un attimino, ci devo parlare un attimo con lui, a vedere un po' le sensazioni, ma abbiamo sempre, con Fabrizio ho sempre fatto così. Cioè abbiamo un rapporto tale che io parlo con lui, io non mi sposto di una virgola da quello che ho sempre detto su di lui, l'ho detto al primo giorno che sono arrivato qua, no? Ed è quello che penso, non è che l'ho detto perché è una cosa che mi conveniva dire, no? Penso quello, io parlerò con lui, vediamo un attimino come si sente, che sensazioni ha e poi valutiamo e decidiamo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Settimana è tornato a lavorare con il gruppo Alvarez, lei sta pensando un suo impiego dal primo minuto o si affiderà ancora a Bertolo come ha fatto nelle ultime partite? Potrebbero anche giocare tutte e due, nel senso non è che uno esclude l'altro. Vediamo, è convocato, ce n'ho 22 di pensieri in testa, ne ho convocati 22, ce n'ho 22 di pensieri in testa, poi vediamo. Però ha lavorato con noi praticamente questa settimana. Vediamo un attimo quale può essere la soluzione migliore. Valutiamo, abbiamo ancora un po' di tempo, anche se più un allenatore ha tempo per pensare, più è facile che sbaglia, quindi meglio averne poco.